da praticamente Capital Knot City, stazione secondaria ovest di Capital Knot City, che ho collegato ieri, alla città dopo, devo fare due collegamenti prima. Nel frattempo ho sbloccato la stampante chirale e ho costruito questo, che è un box postale. Box postale serve per o depositare le cose tue, tipo cassetta di sicurezza, se vuoi puoi andare, però ci devi tornare a piedi a recuperartele e poi controllare che cosa c'è dentro. Tipo, vedi, visualizza carico immagazzinato. Ci ho lasciato dentro, vabbè, una corda e una scala nell'armadietto condiviso, quindi se qualcun altro passa e ha bisogno di una scala e di una corda può prendere le mie, mi lascia i like. Si possono lasciare anche tipo questo, che è un carico smarrito di ICGNBBB, e puoi in realtà prenderlo e portarlo a Capital Knot City, c'è scritto lì. Queste qui sono le scale create e posizionate da altri player online. Tra l'altro puoi lasciare anche i cartelli, cartello scala, però per esempio qui tragitto accidentato, qui rifugio per cronopioggia. Ah, cazzo, questo è interessante. Quindi quando praticamente tu colleghi una città all'altra, cioè la rete, diciamo, tra virgolette, internet, si estende anche al resto della zona e puoi approfittare del collegamento per utilizzare le scale e tutte le strutture costruite dagli altri player. Questi suoni che senti sono i suoni del BB. Nel frattempo qui ho fatto pipì Qualcuno è felice. ed è venuto fuori un fungo. Perché puoi fare pipì, ovviamente. Ah, e poi ho trovato questa torre, piano. Ho trovato questa torre qua che ti permette praticamente di controllare i dintorni e vedere se c'è qualcosa di interessante da prendere. Chip di memoria. I membri della base sono alla ricerca di dati sul passato. Ah. Ok, quindi le schede di memoria sono importanti, perché il carico perso dagli altri player è relativamente importante. Frame arms bianco. Ah, ok, quindi mi è tipo chip di memoria, eccolo qua. Che figata. Quindi questo ci permette di costruire. Ah no. Frame Arms era una linea di modellini originali di robot di plastica creati da Koto Bukiya, uno dei maggiori produttori giapponesi di modellini di plastica. Ogni robot possiede la stessa architettura strutturale, alla quale si aggiungono diverse parti esterne per creare un robot individuale. Il modellino Byakko, tigre bianca, è un raro capolavoro basato su uno dei progetti di Yoji Shinkawa. L'universo e le storie intriganti della linea Frame Arms hanno conquistato molti fan appassionati. Vabbè, quindi questo è un collezionabile. Stranding. Ne parlava ieri un mio amico con cui gioco su For Honor. Mi ha detto che è andato a cercare Stranding, che vuol dire spiaggiarsi, tipo, no? To strand, spiaggiarsi, arenarsi, quindi è la morte tipo dei grandi cetacei, e ci sono state già un po' di immagini dove si vedeva una spiaggia con dei grandi cetacei morti. Però è anche l'umanità che si sta arenando, no? Perché è rinchiusa nelle città e non può uscire perché ci sono questi CA in giro. Però stranding vuol dire anche, gli strand sono quei fili fatti di cavi, quindi in realtà sono i fili che servono per collegare le cose o le corde, ok? All'inizio del gioco c'è una citazione di una frase che parla della corda e del bastone, quindi in realtà Kojima con Death Stranding intende sia l'arenarsi della civiltà, la morte appunto delle creature marine, eccetera, ma anche comunque il collegamento, quindi i cosiddetti nodi che servono per ricollegare la civiltà e farla ripartire. Quindi ci sono 700 significati all'interno del titolo di questo gioco, e così come appunto le manette Link probabilmente hanno qualcosa a che fare col fatto che siamo assolutamente dipendenti, assuefatti dai social, no? Perché sostanzialmente questo gioco è un gioco social, dove vedi uno lascia un like, e poi ti danno un like anche loro. Forza non bollare. Quindi io posso tipo fare così, così, vedi, ci sono i
cartelli e posso mettere giù un cartello a seconda di quello che mi serve: rischi, info percorso, richieste, consigli, un po' sullo stile dei Dark Souls in pratica. Non so perché questo box postale è arancione a differenza degli altri. Muli. Ah, ok. Niente pipì. Va bene. Allora, lì ci sono i muli. I muli sono un problema serio. I muli sono praticamente... Adesso, vabbè, li vediamo. Se non sai niente non te li spoilerò. Comunque, per adesso non si capisce una fava della storia. E non si capisce perché, per esempio, Sam è capace di... tornare in vita sostanzialmente rispetto ad altre persone che quando muoiono muoiono. Invece Sam è un cosiddetto riemerso, quindi una volta che muore può tornare in vita. È un gioco molto rilassante. In realtà c'è pure la possibilità, ovviamente, come sempre nei giochi di Kojima, di mettere la musica, tipo una sorta di... Cos'è questo? Pericolo. Mettere la musica con una sorta di lettore MP3, però non la metto perché sennò poi mi taglia le live, cioè mi taglia tutto l'audio una volta che lo metto su YouTube. Questo che cos'è? E quello chi è soprattutto? Oh cazzo, no, no, porca. Bene. La tua destinazione, se non vuoi fare... guardali, figli della... sono babbo. Però c'era pure il cartello di attenzione. Allora, c'è sempre un minimo di meccanica stealth, come si può notare. Guardali, schifosi, quelli sono i muli. Ok, questo adesso mi incula, io te lo dico. Porco il demonio. No, vabbè. Porco d'inci. Ah, si muore male. Si muore male. Corri, per Dio. Aia, figli di... Come cazzo faccio? Porco il demonio. Guardali come corrono. Mica terror. Dai, corri, per Dio, Sam. Ah! Che poi, tra l'altro, mettermi nell'acqua che questi mi lanciano la scossa è un numero da circo proprio. Cos'è successo? Cosa? Che succede? Madonna mia. La pioggia. Buono. La cronopioggia. Ah, beh. Di bene in meglio, devo dire. Muli ti hanno dato noia. Meno male che pioveva. Meno male. Nemmeno loro se la fanno per andarci a... Box postale muli. Ecco cos'è questo. Allora, per adesso non lo posso andare a prendere questo, perché non ho armi sostanzialmente. Ok, perfetto. Quindi questi adesso non ci sono, ovviamente, i muli, perché sono appena scappati per via della pioggia. Però sti affari qua, se ci passo vicino, danno ai muli la mia posizione, in teoria. Spiega un po' com'è sto gioco. Allora, niente, praticamente ci è stato chiesto di fare da parte della presidente degli Stati Uniti d'America è ricollegare le città tra di loro in modo da ricostruire una sorta di rete per mettere tutti in comunicazione. Il problema è che fuori da le città, nella zona selvaggia, c'è poca gente che va in giro, perché ci sono questi esseri chiamati CA, che sono praticamente dei non morti, e per riuscire ad evitarli generalmente ci si affida a questa cosa qua, che è un bambino. Eccolo qua.
che è in qualche modo collegato con il mondo, diciamo, del soprannaturale, adesso, cioè del soprannaturale, dell'aldilà. Adesso non so ancora troppo riguardo alla trama, perché, dicevo, nel gioco stesso le persone che ho beccato non sanno perché siano saltati fuori queste CA. Perché la pioggia rovina le casse? Deduco non sia normale. No, infatti si chiama cronopioggia e ancora non si sa come mai. Praticamente la pioggia fa invecchiare le cose. Vedete che in piccolo, dove c'è scritto 17 ml sopra, c'è scritto urina. Quindi quella è la ripienezza della vescica, diciamo. BB sta per Bridge Baby, quindi un bambino che fa da tramite con il mondo dei morti. Tra l'altro la mappa si può anche inclinare per vedere... Oh! Fantastico. Il tempo nel gioco, nel senso, 5 minuti sono 5 minuti reali. Questo non lo so, Marco. Perché non è che ci sia proprio un indicatore del tempo nel gioco. C'è il tempo atmosferico, però non c'è un orologio. Almeno io non vedo un orologio. Fammi vedere. Comunque, con i grilletti di destra e di sinistra bilanci il carico se perdi l'equilibrio da una parte o dall'altra. Quindi se lo perdi a destra L2 lo recuperi verso sinistra, se lo perdi a sinistra R2 lo recuperi verso destra. Se schiacci tutti e due i grilletti, praticamente lui si prende le bretelle così ed è più stabile, però vai un pochettino più lento, solo che per i terreni, diciamo così, è mille volte meglio. Vediamo se riusciamo a passare sto fiume. Dubbio. Ok, ovviamente dove l'acqua è gialla, o comunque dove il terreno è indicato come giallo, è molto scivoloso. Se l'acqua diventa rossa è impossibile passarci, perché è troppo profonda. Se è gialla si fa solo un po' più di fatica, perché la corrente è forte, però si passa alla fine. Ci sono le CA, ecco. No, non c'è modo di... Sì, capisco. Minchia, è pieno. Voglio provare a sfruttare magari le coperture. Così. Un attimo. Posso passare lì? Nel pertugio. Nel pertugio, ti dico. Va bene, va bene. Stiamo andando bene a sto giro, eh. Stiamo andando molto bene. Devo dire... Perfetto, li abbiamo lasciati un po' indietro. Buono. Tanto ringrazio la pioggia che mi ha distrutto tutto il carico. Che cazzo succede? Oh, c'è una moto! Figata. Va bene, facciamo un salto al centro logistico e poi giro in moto. La Bridges, eccola qua, vedi? Bridges è questa azienda, società che vuole ricollegare il paese. Sì. Allora, queste piastrine si chiamano Cupid e servono per collegare le varie città e le varie stazioni alla rete chirale. Una volta che siamo tutti online, si espande la zona, adesso ve la farà vedere, si espande la zona di connessione, il che ci permette di costruire degli oggetti
o delle strutture per aiutarci a passare certe zone, per esempio dei rifugi dalla pioggia, delle corde, delle scale. Ecco, vedete? Ecco, è piccola la mappa, eh? È piccola, noi siamo lì. È piccolina, dai. Noi dobbiamo solo arrivare a ovest. Mano a mano che altre strutture si uniranno all'Unione Città Americane, il quartier generale della Bridges abiliterà nuove funzioni che queste potranno utilizzare per fabbricare armi e attrezzature con il terminale delle consegne. L'aggiunta di nuove strutture può ampliare la lista di armi e attrezzatura, così come aggiungere nuove informazioni e funzioni al terminale. Nuova intervista raccolta, muli e sindrome da robot, Bridge Baby, cronopioggia. Ecco, una volta che io sono collegato alla rete chirale, vengono fuori tutte queste icone, che sono praticamente tutte le cose che hanno segnalato o che hanno costruito gli altri giocatori che giocano online, praticamente collegati, ok? Però fino a quando io non attivo il nodo non posso vedere. Tra l'altro vedo che c'è una zona buia lì, dubbio, vabbè. Ok, quindi una volta che io ho collegato la mia rete chirale, il mio nodo alla rete chirale, posso utilizzare anche tutte le strutture che gli altri player hanno messo, e le posso anche volendo cancellare dal, penso dal mio mondo, non dal mondo degli altri. Se un player perde del carico, lo puoi recuperare e lo puoi lasciare in qualche centro logistico, dove poi verrà smistato e altri player lo possono prendere e portarlo dove sarebbe dovuto arrivare. Nel frattempo ti danno dei mi piace, delle, vedi, il carico è stato affidato a un altro giocatore. A parte la malattia mentale di Kojima, l'audio è fatto da Dio, questo gioco è qualcosa di incredibile, la regia è spettacolare. Perché ha le manette? Le manette le ha perché in realtà è una sorta di palmare. Calma BB. Quando calmi BB smetterà di piangere. No, vabbè, scusa, Va bene. Cioè, no? Spettacolo.